Benvenuti in un nuovissimo video, io sono Mattia di Inglese Vincente e mi occupo di divulgare quella che è la strategia e la metodologia corretta e completa per imparare la lingua inglese, ok? Quindi se anche tu hai il desiderio di capire e di conversare, di parlare questa bellissima lingua, ti ricordo, ti invito a iscriverti al canale e di fare riferimento alla descrizione di questo video perché troverai dei link dove potrai per esempio iscriverti al nostro mini corso gratuito oppure acquistare il nostro corso completo di inglese. In questo video voglio parlarti della differenza tra noi, fondamentalmente io lavoro insieme alla English Coach madrelingua inglese, nonché la mia fidanzata, la mia ragazza, ok? Appunto qui sui nostri canali social, quindi sul nostro canale di YouTube e la nostra pagina Facebook. E fondamentalmente aiutiamo tutte le persone italiane, ok? Diciamo, nonostante noi viviamo comunque in Spagna, noi aiutiamo gli italiani a imparare appunto l'inglese attraverso i nostri percorsi. E quindi voglio fare un video spiegando nei dettagli quella che è la differenza tra noi, anche se adesso sto facendo il video da solo, ma comunque siamo noi due, e diciamo tutte le scuole di lingua, ok? Perché adesso soprattutto su internet trovate tantissimi corsi, tantissimi percorsi, tantissime scuole e quindi vorrei fare questa breve precisazione, ok? Quindi qual è la differenza fondamentale? Allora, prima di tutto bisogna capire che una lingua non è una materia scolastica, scusate, che l'inglese non è una materia scolastica, ma è una lingua. Quindi se voi volete imparare l'inglese, dovete trattare l'inglese come una lingua, non come una materia scolastica, utilizzando magari la logica, ok? Perché è stato dimostrato che studiare, imparare l'inglese seguendo la logica non porta risultati concreti, ok? Non vi porterà molto lontano. Cosa voglio dire con questo? La logica, per esempio, applicata alla grammatica, applicata a studiare a memoria tabelle dei verbi piuttosto che liste di nomi, piuttosto che capire il come vengono costruite le frasi, ma poi attaccarci dentro mille eccezioni che vi confondono e basta. Quindi, utilizzando la logica nello studio della lingua inglese, i risultati sarà difficile ottenerli, ok? Quello che voi dovete fare è affrontare lo studio della lingua inglese seguendo una strategia corretta, quindi capendo prima di tutto quello che è il processo di apprendimento. Se tu non capisci qual è il processo di apprendimento da seguire per imparare la lingua inglese, ti posso assicurare che l'inglese non lo imparerai mai. Continuerai a vivere nella frustrazione e continuare ad essere confuso, buttando via tantissimo denaro, tantissimo tempo, senza ottenere risultati, ok? Quindi ti magari trovi lì dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 5 anni, aver speso tanti soldi, tanto denaro, avendo buttato via ore della tua vita andando a scuola, magari studiando la grammatica con un approccio di tipo logico, e poi ti ritrovi senza risultati, ti ritrovi a fare una fatica enorme a capire l'inglese e figuriamoci appunto a parlarlo, perché se prima non capisci la lingua inglese non riuscirai mai a parlarla. Cioè, prima si capisce una lingua, si assorbe, si comprende e poi è possibile parlarlo, ok? Perché un errore davvero enorme che fanno le persone è quello di cominciare subito a parlare la lingua, ma tu non puoi parlare una lingua se prima non hai creato un input, e questo deriva da un'ignoranza generica di quello che è il processo di apprendimento di una lingua, ok? E quindi qual è la nostra differenza principale? È che noi vi insegniamo, che noi ti insegniamo attraverso i nostri percorsi qual è il giusto processo di apprendimento, qual è la strategia corretta da adottare, quali sono gli steps, quali sono i passi, i passaggi da seguire che ti porteranno da una situazione dove magari adesso fai fatica in inglese a una situazione dove riuscirai davvero a padroneggiarlo, ok? Il nostro corso principale si chiama Master Pack, ok? Che è un pacchetto che serve appunto per padroneggiare la lingua inglese. To master in inglese significa padroneggiare, ok? E quindi abbiamo denominato il nostro corso di inglese utilizzando appunto Master Pack, e se vuoi accedere trovi il link nella descrizione di questo video, come ti ho anticipato prima, ok? Quindi la differenza sostanziale, ce ne sono tantissime altre ovviamente, ma è questa, cioè mentre un normale insegnante d'inglese, un normale teacher d'inglese
ti insegna quella che è la grammatica, ti insegna i vocaboli, ti insegna i tempi verbali, ti insegnano tutte queste cose che va bene, vanno bene, ok? Però non sono la chiave di svolta, non sono quella cosa che davvero trasformerà il tuo inglese una volta per tutte. Queste sono cose, la grammatica è una cosa, diciamo, accessoria, è una parte del puzzle, è una parte del processo, ma non è quella scintilla che ti fa aprire un mondo che appunto ti permetta davvero di raggiungere una buona padronanza, un'ottima padronanza direi della lingua inglese. Questo lo puoi trovare nel nostro percorso, quindi nel nostro percorso Masterpack troverai davvero un cambiamento che un cambiamento in termini mentali, in termini soprattutto di approccio alla lingua, perché la cosa più importante, ragazzi, è il metodo, è il metodo, è il come noi studiamo la lingua inglese, come noi lo pratichiamo, come fa l'inglese a diventare fondamentalmente parte della nostra vita senza invaderla più di tanto, ok? Facciamo un esempio stupido: cambiare la lingua del vostro cellulare. Cioè, se tu in questo momento magari stai guardando il mio video dal cellulare, dall'iPad, dal tuo computer, se tu cambi semplicemente la lingua del tuo dispositivo elettronico, tu incomincerai a capire nuovi vocaboli, a capire sistemi, a capire delle frasi, magari scarichi un'applicazione che è già impostata in inglese, quindi poi tu ti ritroverai tra 3 settimane, anche di meno, tra 10 giorni, diciamo, a utilizzare il cellulare in inglese come se fosse in italiano, ma in realtà lo stai utilizzando in inglese e questo scatena in te una piccola vittoria, una small victory, ok? E quindi pian piano comincerai a prendere fiducia in te stesso, ok? E queste sono le piccole vittorie che ti faranno davvero arrivare al successo nella lingua inglese, ok? Quindi questo è solo un esempio davvero banale, un esempio minuscolo, un esempio davvero elementare di come anche solamente applicando delle piccole regole, delle semplici regole che sicuramente non ti porteranno via più tempo, perché utilizzare il cellulare in inglese piuttosto che in italiano non ti porta via più tempo nella tua vita, ma sicuramente hai ottimizzato questa semplice e piccola azione in un modo notevole, te lo posso assicurare, okay? Quindi magari fallo al posto che fallo, magari commenta qui sotto se ti è servita questa cosa, ok? Quindi questo è uno dei centinaia di esempi che potrei farti, ok? Quindi noi spieghiamo qual è quella che è la strategia, poi certo c'è tutta la parte di grammatica, ok? La grammatica che ti serve, no? Non i tempi verbali e le mille eccezioni che poi ti dimentichi subito, ma la grammatica che ti serve, pratica subito, che ti serve per costruire le frasi in inglese, ok? Senza perdere tempo, capisci soggetto, verbo, oggetto, poi impari i vocaboli, metti insieme i vocaboli con queste semplici regole grammaticali, ecco qui che riuscirai già a conversare molto bene in inglese. C'è tutta la parte della pronuncia, c'è tutta la parte diciamo di come utilizzare gli strumenti digitali, poi cos'è che c'è? Ci sono i vari bonus in questa offerta, per esempio, fai sempre riferimento al link che trovi qui in basso nella descrizione del video, troverai davvero tantissime cose. Quindi la differenza fondamentale è questa tra noi e gli altri, cioè noi ti spieghiamo qual è la strategia, qual è il metodo da adottare. Poi certo c'è tutto l'aspetto tecnico, quindi la grammatica, i vocaboli, tutte queste cose, ma soprattutto il capire qual è il vero processo d'apprendimento, il vero processo d'apprendimento, cioè io voglio imparare l'inglese, Mattia, dimmi come fare perché ho già buttato via tantissimo denaro, tantissimo tempo, tantissimi corsi, tantissime cose e ancora non ho ottenuto nessun tipo di risultato. Io so esattamente il perché e te lo sto spiegando in questo video, perché? Perché ancora non hai ben capito. Non perché hai problemi tu di memoria piuttosto che di cose strane, semplicemente perché non ti è mai stato insegnato qual è il giusto, il vero processo di apprendimento di una lingua. Cioè, come si impara una lingua? Se tu non sai rispondere a questa domanda, tutto quello che farai sarà inutile, pensaci. Cioè, se tu non sai come fare una cosa, è inutile che puoi anche impegnarti tantissimo, puoi prendere i corsi migliori di inglese, puoi fare i salti mortali, puoi andare anche a fare delle vacanze all'estero piuttosto che fare delle esperienze in giro per il mondo, ma se tu non sai il come e il perché fare una cosa rispetto a un'altra, tu l'inglese non imparerai mai perché ricordatevi che c'è sempre un modo migliore per fare qualcosa e se adesso non stai ottenendo risultati, sicuramente stai sbagliando qualcosa e se stai guardando questo video, se sei arrivato fino a questo punto, lo sai anche te, perché a me, io ogni giorno ricevo, siccome noi facciamo diversa pubblicità sui nostri canali di YouTube, sulla nostra pagina Facebook, per esempio, facciamo molta pubblicità e quindi ogni giorno riceviamo tantissime mail, ok?
o messaggi su WhatsApp, per esempio, di persone che mi dicono: "Ciao Mattia, io è da 2 anni che sto provando a imparare l'inglese, sto facendo un corso nella mia città, ho già comprato un paio di corsi digitali, ma ancora non ho ottenuto nessun tipo di risultato." E subito il mio pensiero è: 2 anni, 2 anni, cioè in 2 anni, ragazzi, se davvero utilizzando le giuste tecniche, le giuste strategie, in 2 anni il vostro inglese davvero si trasformerà da così a così, è una cosa incredibile. 2 anni, 2 anni è tantissimo. Cioè, se voi fate queste piccole cose, questi piccoli passaggi ogni giorno, seguite la nostra strategia, in 2 anni il vostro livello di inglese esploderà in un modo incredibile, cioè diventerete davvero fluenti nel giro di 2 anni. 2 anni è un arco di tempo corto, ma nello stesso tempo lungo. Cioè, voi mi dite: "Cavolo, ma 2 anni non ci vuole aspettare." Ovviamente 2 anni già raggiungete un ottimo livello, ma anche nel giro di poche settimane, nel giro di pochissimi mesi, è possibile raggiungere un'ottima padronanza utilizzando le giuste tecniche, per esempio quelle che noi vi insegniamo. Poi ovviamente tra 2 anni, tra 5 anni, tra 10 anni voi sarete già fluenti in inglese, ma questo non devo spiegarvelo io, che è una cosa, diciamo, di buon senso. Quindi quando io leggo questi commenti, quando mi arrivano queste email, piuttosto che questi messaggi, cioè io mi spavento, cioè dico, leggo 2 anni, sono 3 anni e mezzo che sto facendo un corso di inglese nella mia città e ancora non riesco a parlare l'inglese. Cosa? 3 anni e mezzo, 2 anni, cioè è tantissimo, cioè in quest'arco di tempo qui davvero, cioè il tuo livello di inglese dovrebbe essere già perlomeno un buon livello, cioè già conversare perlomeno, già capire un video in inglese, capire un film, capire una persona, un madrelingua che parla. Certo, magari si possono continuare ad avere delle difficoltà a parlare, ma voglio dire, cioè 2 anni è davvero, cioè seguendo una giusta regola, cioè è come dire: sono 2 anni che vado in palestra, ho ancora una forma fisica di merda, scusate la parola. Cioè, cavolo, 2 anni, se tu fai un po' di dieta, fai un po' di palestra, cavolo, 2 anni perlomeno non puoi essere obeso. Cioè, sicuramente magari non avrai la tartaruga perfetta scolpita, ma in 2 anni avrai un po' di muscoli, un po' di una forma fisica perlomeno un minimo invidiabile, ok? Cioè, 2 anni è un tempo dove i risultati, cioè è possibile ottenere dei risultati anche importanti seguendo appunto i giusti metodi. Se non hai ottenuto risultati, magari tu stai guardando questo video, dopo 2 anni ancora fai fatica ad ottenere i risultati, sicuramente stai sbagliando un metodo, stai sbagliando approccio e sei completamente confuso, ok? Quindi niente, ragazzi, questo video si conclude qui. Fate riferimento sempre alla descrizione di questo video perché potete iscrivervi ai nostri percorsi, dove davvero con le informazioni che ci sono al suo interno, al loro interno, potete completamente trasformare il vostro inglese una volta per tutte. Iscrivetevi al canale così rimarrete aggiornati sui nuovi video. E io vi mando un saluto, vi mando un abbraccio e noi ci sentiamo alla prossima. Bye bye!